Che cosa sta succedendo qua? Perché vi siete chiusi all'interno della vostra proprietà? Io mi sono chiuso all'interno della mia proprietà, sto qui da circa una settimana, perché ho fatto una richiesta per un parcheggio momentaneo di auto veicoli. Abbiamo fatto la scia, abbiamo presentato la scia al comune e la risposta è stata alquanto particolare. Dice: lei non potrà avere il parcheggio perché questo terreno è soggetto a vincoli e lo stato d'uso non è idoneo per quello che lei vuol fare. E abbiamo riscontrato la prima anomalia, perché il 19 del mese ha risposto il tenente dei vigili urbani, nel secondo momento ha risposto l'ufficio tecnico, già cosa un po' anomala, che i vigili rispondono prima dell'ufficio tecnico. Per quanto riguarda l'autorizzazione ai beni archeologici, è un problema superato, perché ho il permesso della sovrintendenza ai beni archeologici a poter effettuare questa specie di lavoro, purché in qualsiasi momento ci fosse stato il bisogno di spostare qualche macchina, io l'avrei dovuto fare. Tengo a precisare che questa zona, questo mio fondo, è uguale ed identico un po' a tutti gli altri fondi che stanno in giro, come tutta l'isola di Capri, perché tutta l'isola di Capri è tutta quanta allo stesso modo, o è tutta zona agricola, o è tutta zona A standard urbanistici, o è zona F. C'è stata ancora una terza risposta, sempre da parte del comune, nella quale loro precisavano e dicevano: guarda, lei il parcheggio in quel terreno non lo farà mai. Di parcheggi sull'isola ce ne sono, e ce ne sono tanti, addirittura pavimentati. Io non devo nemmeno toccarli il fondo, perché loro mi hanno dato un'altra risposta come casa comunale. Dice: verrà cambiato lo stato d'uso. Stiamo parlando di lasciarlo come sta, solamente di appoggiare momentaneamente delle macchine. Abbiamo riscritto al comune e abbiamo detto: guardi, A, B, C, D, abbiamo comunicato posto, via e numero civico. I parcheggi stanno dappertutto, autorizzati o non autorizzati, questo non lo so. Abbiamo fatto solo una domanda a qualcuno dell'amministrazione e ci hanno detto: guardi, noi non siamo a conoscenza che sull'isola ci sono di questi parcheggi, basta girarvi intorno. Siccome non vedo costruzioni e tutto, come state vivendo qua? Dove dormite? Io dormo in macchina, sto qui da una settimana, io non ho nemmeno il gabinetto per fare i miei bisogni. Di qua uscirò solo morto, e quando proprio non ce la farò più a resistere, io farò qualche scemenza, perché questo terreno è per il mio nucleo familiare. Siamo in tre, facciamo un'altra attività, è vero, ma con i tempi che corrono non si può più vivere. Sono 30 anni che viviamo a Capri, ma siamo di Castellammare di Stabia. Io non riesco a capire perché sull'isola io devo pagare questo scotto solo e solamente per cercare di realizzare qualche cosa per i figli miei. Da quando noi viviamo a Capri, sono 30 anni, noi il lavoro ce lo creiamo. Qua ne stavo creando un altro. Questo spazio lo devono sapere tutti, è la salvezza di Capri, perché d'estate ci sono centinaia di camion, vengono parcheggiati metà sul marciapiede e metà sulla carreggiata, perché un camion è enorme. Dove sta lo scopo di non poterli mettere in questo terreno e poi all'orario della partenza della nave chiamare e dire: scendete? Quindi c'è la volontà di qualcuno che questo parcheggio non si deve realizzare. 30 anni fa, che siete stati abituati in pianta a Capri, avete creato il servizio e il noleggio dei motorini. Sì, sì. Siete stati sì. Il primo in assoluto. Sì, signore, sì. E ovviamente questa cosa, diciamo, a diverse aziende non è stata bene. Sì. Nel senso che comunque sono state problematiche, tensioni e tutto quanto. Problematiche? Servizio, problematiche, tensioni con i tassisti, con 30 anni fa. Sì. Poi ormai questo servizio è diventato di uso comune, tutti quanti.
quanti fanno questo servizio. No, poi chiedo scusa, non la interrompo, si chiedo scusa. Poi si sono resi conti, che l'unica cosa positiva per l'isola di Capri, e lo dico con orgoglio, perché l'abbiamo fatto sempre con i requisiti, senza aver mai commesso un errore di gestione, si è reso conto che il motorino è l'unico moto, l'unico mezzo per poter girare l'isola e che crea meno fastidi degli altri, perché sei motorini messi insieme, sei o al limite otto, rappresentano un taxi o un mezzo autobus.